E il nostro Saro Gioita ha incontrato il proprietario del terreno dove sono stati trovati alcuni reperti archeologici, il signor Antonio Fabiano. Siamo con Fabiano Antonio, in contrada Vucia, e praticamente qui avete trovato qualcosa proprio in questo pezzo di Sì, terra. proprio in questo posto ho trovato, proprio qua dove sono io, ho trovato il primo vaso che adesso c'è la sovrintendenza, credo che sia, non so neanche dove sia, ma credo che sia alla Rocelletta di Borgia. E poi ho trovato ancora, lavorando la terra, ho trovato dei pezzi di vaso. E ho chiamato gli archeologi e hanno scavato loro e hanno trovato altri 3, 4, 5 vasi, ma diciamo rotti a pezzi, però ci sono, proprio vicino a quello che ho trovato un paio di anni fa. A che profondità? Io il primo l'ho trovato circa 50 centimetri, adesso siamo sugli 80 centimetri, hanno scavato circa 80 centimetri. Questo praticamente, questo pezzo di terreno verrà toccato per quanto riguarda, la nuova traversata delle serre. Sì, così si dice, così c'è il progetto. E quindi verrà toccato, come diciamo, comincia da qua, poi allargano e vanno. Ma questa zona è tutta una zona archeologica. Perché io qualche anno fa, quella pianta d'olivo, per fare la strada, c'è una pianta d'olivo, per fare la strada l'ho tolta. E allora, togliendo la pianta e facendo la strada, allargando un po' la strada perché era stretta, ho trovato dei resti di carcara, dei resti dove cuociono i vasi, no? I vasi, mattoni, eccetera, no? C'è quella specie di cosa, materiale lavico. Si forma e ho trovato di quei pezzi io, però non ero a conoscenza di queste cose. Adesso sono a conoscenza e allora appena trovo qualcosa faccio presente, no? Quindi praticamente la vostra abitazione, praticamente dovreste cambiare Sì, l'entrata. l'entrata la chiudono, ma non solo la mia, io non è che si prendono anche 10.000 e qualcosa, 10.600 metri per l'esattezza di terreno, con un paio di centinaia di piante d'olivo, grandi e piccoli, però a me non mi interessa tanto il terreno, neanche le piante d'olivo, perché me ne restano altre, no? Però non è giusto, io non la vedo giusta, dal primo momento non l'ho vista giusta. Distruggere un'opera già fatta, la strada Gagliato Mare, come le chiamano, no? Distruggere questa strada per fare un'altra strada, mi pare controsenso, no? Perché la strada, se si fa in se stessa, costa un prezzo. Qua ci sono i servizi, ci sono circa 15 fabbricati lungo la strada, c'è il frantoio e quindi vengono tutti distrutti, bisogna rifare la fogna, il servizio idrico, l'illuminazione, c'è anche la rete internet che passa su questa strada. Quindi su un'alta velocità questi servizi non possono restare e quindi dovranno fare comprare aree che costa magari 3 volte tanto di quanto costerebbe la strada in se stessa, no? E praticamente il progetto originale era dal campo scendendo verso nel Burrone Turriti, no? E quindi le alte velocità, secondo me, non devono passare vicino ai fabbricati, vicino al paese. L'alta velocità dovrebbe passare lontana dal paese. La gente si lamenta a Gagliato, si lamenta perché non dorme la notte per i rumori che si fanno. E però purtroppo adesso la strada è fatta qua e devono continuare. Ma c'è tanto posto a scendere un po' giù. Quindi, Bisognerebbe fare delle varianti. non, ma questo non lo vogliono. Non dico l'ANAS, l'ANAS diciamo è un ente che costruisce le strade e non ci interessa. Ma i sindaci di Gagliato e Satriano dovrebbero tutelare i cittadini, specialmente i contadini e l'ambiente.
Gli ambientalisti dove sono adesso? Perché non si fanno avanti? E questo io... Cioè, questo voi chiedete? Io chiedo questo, e non solo, ma se si spendono 100 milioni di euro in più per fare la strada, per fare le complanare, eccetera, eccetera, sono tutte spese che vanno a carico dei cittadini, dei contribuenti, no? Di quelli che lavorano naturalmente. Io questo è che discuto sempre.